Nella scena iniziale vediamo un uomo che sembra essere un impiegato. Si sveglia e scopre che è rinchiuso in una stanza blindata, che non contiene altro che un armadio di metallo chiuso con un lucchetto, un topo senza vita e una lampada piena di mosche morte. L'uomo si alza in piedi e tenta di aprire la porta del cavò, ma i suoi sforzi sono vani. All'inizio sospetta che i suoi colleghi stiano cercando di fargli uno scherzo, così cerca in giro per telecamere nascoste ma non ne trova nessuna. Passano poche ore, e non c'è ancora alcuna attività dall'altra parte della porta del cavò. Ciò fa sì che l'uomo senza nome diventi più perplesso su ciò che sta accadendo. Poco dopo comincia a disperarsi e bussa alla porta, esprimendo un urgente bisogno di usare il bagno, ma la sua voce rimane senza risposta. Prova a chiedere aiuto usando il suo cellulare, ma non c'è rete all'interno del cavò. Anche i suoi tentativi di rompere il metallo dell'armadietto si rivelano inutili. La frustrazione cresce, portandolo a scagliarsi verbalmente contro il suo collega, affermando che lo licenzierà una volta che sarà uscito. In seguito, l'uomo ricorre all'uso della sua cintura per fare rumore contro la porta nella speranza che qualcuno senta il suono, ma senza successo. In un atto di sfida urina all'interno del cavò, credendo di umiliare i burloni che stanno dietro a tutto questo. Tuttavia, non c'è ancora risposta. Mentre le ore passano sopraggiunge l'esaurimento, e l'uomo si indebolisce per l'assenza di cibo e acqua. Arriva quindi il secondo giorno. L'uomo controlla ancora una volta il segnale di rete del suo cellulare, ma non è ancora presente. A peggiorare le cose, fa cadere accidentalmente il telefono mentre cerca nelle sue tasche, provocandone la rottura. A quel punto, diventa così assetato che decide di fare qualcosa di drastico. Urina nella sua scarpa di pelle e la beve, considerando la cosa peggio di bere una birra chiara. Dopo questo, l'uomo inizia a prendere a calci e pugni ciò che lo circonda. Nel mezzo del suo sfogo, colpisce la lampada sopra di lui e si accorge inaspettatamente di una chiave al suo interno. Cogliendo l'occasione abbassa la luce e recupera la chiave, che gli permette di aprire l'armadio metallico. All'interno, scopre una collezione di strumenti, in particolare un cannello, una chiave inglese, un martello e uno scalpello. Utilizzando questi elementi l'uomo decide di tagliare la porta del cavò, ma la sua mancanza di conoscenza su come utilizzare gli strumenti lo porta a rinunciare dopo pochi minuti, lasciando solo un segno di bruciatura sulla porta di ferro del cavò. Successivamente, l'uomo tenta di attivare l'allarme antincendio nel soffitto per attivare gli irrigatori. Spera di poter ottenere dell'acqua potabile, ma con sua delusione l'allarme è inutile, perché anche dopo averlo incendiato non succede nulla. Questo non fa che intensificare la sua frustrazione, spingendolo a sfogare la sua rabbia sull'armadio di metallo. Fortunatamente riesce presto a calmarsi, rendendosi conto che deve risparmiare le sue energie il più possibile perché non c'è niente da mangiare. Si rassicura dicendo che non è pazzo, non sta sognando, ed è ancora vivo. Pochi istanti dopo, l'uomo nota un piccolo foro in una delle pareti situate dietro l'armadio metallico. Con rinnovata speranza, usa il martello e lo scalpello per sgretolare il muro e creare un'apertura. Quando inizia a sfondare il cemento, il livello di ossigeno all'interno della stanza inizia ad abbassarsi. Di conseguenza, procede ad inalare l'ossigeno dalla bombola che aveva trovato prima. Sfortunatamente la concentrazione dell'elemento risulta essere troppo alta e lo stordisce, così chiude la valvola per bilanciare l'aria come prima. A quel punto l'uomo è diventato estremamente fragile a causa della fame, e finisce per posare gli occhi sul topo deceduto che è diventato un terreno di alimentazione per vermi. Consuma quindi con riluttanza i vermi, lasciando il topo morto per dopo. Nella scena successiva, l'uomo continua i suoi scavi e finalmente fa un passo avanti. Si imbatte nelle barre d'acciaio, che taglia usando la fiamma ossidrica. In poco tempo un raggio di luce penetra attraverso il buco, dandogli rinnovata speranza. L'uomo aumenta quindi il passo, e gradualmente rende il buco abbastanza grande da passarci attraverso. Purtroppo, quando raggiunge l'altro lato, diventa sconvolto nell'apprendere che anche questa stanza è un altro cavo proprio come quella in cui era precedentemente intrappolato. Questo lo fa infuriare molto, perché tutti i suoi sforzi sono andati invano. A differenza della prima volta, la seconda stanza contiene una bara e una lampada vicino ad essa. Pieno di curiosità, apre il coperchio della bara, solo per trovare una donna vestita con abiti tradizionali che dorme tranquillamente al suo interno. Cautamente tocca la donna per controllare se è morta, ma con suo grande shock si sveglia. Sorpresa dalla sua presenza e dalla vista dello scalpello nella sua mano, lei urla inorridita e scappa velocemente da lui. Nonostante i suoi tentativi di comunicare, non riescono a capirsi a causa della barriera linguistica. Sopraffatta dalla paura, la donna fugge nella prima stanza del cavò dove si trovava l'uomo. Quest'ultimo non cerca di inseguirla, e si sdraia invece semplicemente all'interno della bara per riposarsi. Il terzo giorno, la donna sveglia l'uomo e lo esorta a continuare a scavare il tunnel. Tuttavia, il povero ragazzo non ha più energia per lavorare ulteriormente.
Anche le sue mani sono rimaste gravemente ferite a causa del lavoro incessante. Senza opzioni rimaste, l'uomo procede a insegnare alla donna come scavare il tunnel, e lei inizia innocentemente il compito. Mentre stanno lavorando, la donna si rende conto che ha bisogno di liberarsi e si dirige nell'altra stanza per avere un po' di privacy. Fortunatamente, l'uomo la segue e interviene proprio mentre sta per togliersi le mutande. Attraverso i gesti e il linguaggio dei segni, le suggerisce di urinare nelle sue scarpe di cuoio in modo che possano usarla come fonte d'acqua. Inizialmente titubante, alla fine accetta di farlo dopo aver appreso che l'uomo è rimasto senza acqua per 3 giorni, e la sua urina è importante per la sua sopravvivenza. Procedono quindi con questa strana soluzione, e l'uomo beve l'urina senza pensarci troppo. Dice anche alla donna di berla, e sebbene disgustata lei lo fa con riluttanza. Dopodiché, l'uomo consuma altri vermi guadagnando le proteine che gli mancavano. Riprende quindi il lavoro di scavo mentre la donna siede in un angolo, sopraffatta dal dolore per la sua sfortunata sorte. Mormora nella sua lingua, esprimendo il suo disappunto per il fatto che doveva partecipare a un matrimonio quel giorno ed era piena di eccitazione. Ora che si trova in trappola, tutta la sua gioia è però scomparsa. Piange disperandosi, chiedendosi cosa abbia fatto di sbagliato per finire in una situazione così terribile. Vedendo la sua angoscia, l'uomo decide di tirarle su il morale cantando una canzone. Con il suo incoraggiamento, la donna si asciuga lentamente le lacrime e si unisce a lui nel canto. Purtroppo, il loro fugace momento di felicità è di breve durata, siccome l'uomo colpisce accidentalmente la propria mano invece dello scalpello e inizia a sanguinare. Di conseguenza la donna si toglie il velo dalla testa, lo strappa a strisce e lo usa per fasciargli la ferita. Successivamente, i due iniziano a lavorare collaborando, concentrandosi sullo scavo attraverso il muro. Mentre continuano il loro lavoro, la serratura sulla porta del cavo dietro di loro inizia a ruotare automaticamente. Vedendo ciò, si precipitano immediatamente verso la porta nel tentativo di aprirla, ma non appena si avvicinano questa si chiude a chiave. Questo schema ricorrente continua e decidono di ignorarlo, supponendo che qualcuno stia giocando con loro, ma dopo un po' finalmente decifrano il vero trucco su come aprire la porta. Si scopre che finché hanno le spalle rivolte verso di lei, essa si sblocca da sola. Con questa rivelazione l'uomo escogita un piano, e i due camminano cautamente all'indietro verso di essa. Sorprendentemente la porta rimane aperta, e i due possono accedere alla terza stanza. Purtroppo, si ritrovano ancora una volta in una stanza identica, ma questa volta con una tomba vuota con una lapide posta al centro. Dopo essersi guardata intorno, la donna suggerisce di usare lo stesso trucco di voltare le spalle alla porta del cavò per aprirla. All'uomo piace l'idea, e così si posizionano con le spalle verso di essa e iniziano a scavare ulteriormente la fossa. Sfortunatamente, la loro strategia fallisce e non riescono a raggiungere il risultato desiderato. A quel punto, l'uomo è sopraffatto dalla stanchezza dovuta alla fame prolungata e alla disidratazione. A poco perde la speranza e si sdraia nella tomba. Preoccupata, la donna lo controlla e si rende conto che ha la febbre a causa del suo stato di debolezza. Dopo un po', l'uomo inizia a pensare che la mente dietro tutto questo voglia che si scontrino l'uno contro l'altro. Immagina che non potranno scappare a meno che uno di loro non venga ucciso, e che la tomba in quella stanza simboleggia il destino di uno di loro. Mentre le tensioni aumentano, l'uomo pensa di uccidere la donna, ma gli manca il coraggio di fare un tale atto. Grida, esprimendo la sua disperazione e affermando che può sopportare il consumo di topi morti e vermi, ma non riesce a togliere la vita a qualcuno. A quel punto, l'uomo ha perso ogni speranza e vuole semplicemente morire in pace. Tuttavia, la donna lo schiaffeggia e lo prende a calci, esortandolo a restare sveglio. In qualche modo riesce poi a portarlo fuori dalla tomba, e gli permette di riposare per un po'. Un'ora dopo, la donna infuriata inizia a urlare e a bussare alle porte del cavò. Lei dirige le sue grida verso Dio, chiedendosi perché è stata intrappolata e quale peccato ha commesso. Sopraffatta dalle emozioni, scoppia in lacrime, ma anche in un momento così critico da bere le sue lacrime all'uomo per sostenere la sua vita. Poco dopo, gli tiene la mano e inaspettatamente lo bacia. Spoglia quindi l'uomo e inizia a toccarlo delicatamente, il che lo sveglia rapidamente. Il piano è tenerlo in vita avendo un rapporto con lui. Sorprendentemente, il piano funziona e l'uomo si riprende dopo l'amplesso. I due decidono quindi di riposare per qualche ora. Nella scena successiva, l'uomo si sveglia e trova la donna rannicchiata accanto a lui. Percependo il suo disagio a causa del freddo, striscia nella seconda stanza, strappa la fodera di velluto dalla bara e torna a coprirla con essa. Estremamente esausto, l'uomo crolla ancora una volta a terra. Poche ore dopo, l'uomo sente la porta del cavò aprirsi come prima. Sveglia quindi frettolosamente la donna, ma le impedisce di guardare la porta. I due usano poi il trucco precedente e in qualche modo riescono a camminare all'indietro facendosi strada verso la porta di ferro.
Non appena escono dalla stanza provano un immenso sollievo, perché vengono accolti da uno scenario mozzafiato con cascate, uccelli e fiori. Testimoniando questo paradiso davanti a loro, i due si sorridono e il film finisce. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!